E buonasera al gruppo dei artisti irpini. Il Cervin Arte Festival apre i battenti fino al 18 settembre 2016. Possiamo ammirare le opere contemporanee, questa è la terza edizione qui a Palazzo Bonanni a Cervinara. Ricordiamo alcune delle opere esposte, come Fabiano Esposito, scultura, carta, tela, resina opalescente, ma se guardiamo anche qui intorno abbiamo ancora altre opere. Qui sembra che lo stesso materiale, facciamo una carrellata delle opere. Ricordiamo che Palazzo Bonanni apparteneva a un famoso chirurgo dell'epoca borbonica, Michele Bonanni. Questa è un'altra opera contemporanea. Effettivamente lo scenario è davvero molto bello, questo qua di Palazzo Bonanni a Cervinara. Ce ne sarebbero ancora altre strutture da poter vedere in questo paese un po' nascosto dalla provincia di Avellino, ma che può offrire davvero tante belle cose a chi viene da fuori. E adesso vediamo un'altra opera che dovrebbe essere di Vincenzo Verdelli. Neanche a parlarne di seguirmi, specialista di linea del ferro, ruggine e tessuto, interruggine, vetro, gesso e grafite. Anche quest'altra opera contrastato dall'azione di una fuggente antiruggine, due di azioni di sul vetro infranto si manifestano semigrafici caotici, effetto istantaneo dell'impatto di una pietra in grafite. Abbiamo anche marmo di Gianmarco Pire, attica, marmo, cera, legno e fuligine del 2016. Comandare, hai scritto fuori? La decisione è forse un contatto, niente immersivo nel cuore. Guarda, fa troppo più. No, vai che si la gente che è venuta a partecipare a questa edizione di Cervin Arte Festival. Buonasera al gruppo degli artisti irpini e su Facebook troverete tutte le informazioni al riguardo.